andiamo avanti con la prossima domanda. In che modo, Riccardo, leghi la tua interpretazione della crisi attuale alla teoria marxiana? E in che modo oggi vedi Marx collegato alle correnti eterodossi? È una crisi, oltre che dell'economia, anche dell'interpretazione del pensiero critico eterodosso, e può segnare questa crisi una rinascita del pensiero di Marx? Sì, io credo che la crisi attuale possa essere interpretata nei termini della teoria marxiana, qui mi ricollego alla domanda iniziale. Io vi propongo il mio tipo di lettura da questo punto di vista, l'ho ritirata fuori in questi anni aggiornando in realtà quello che era un pezzo della mia tesi. Il discorso che faccio è dell'evoluzione del capitalismo in una logica di lungo periodo secolare, ma dove il capitalismo si incarna in forme diverse di capitalismi nei vari periodi. Per comodità mi ridurrò a solo quattro periodi: il capitalismo di fine 800 e inizio 900, poi il capitalismo tra la grande crisi e la guerra, poi il capitalismo cosiddetto keynesiano tra il 45 e la metà degli anni 70, e poi il cosiddetto neoliberismo. Allora, io propongo una lettura della teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto che ha il paradosso di ritenere che le tendenze vincano sulla tendenza. La crisi del capitalismo di fine 800, diciamo il capitalismo di cui Marx aveva descritto nel Capitale i caratteri, è una crisi che si spiega bene nei termini della teoria della caduta del saggio del profitto così come Marx la scrive, cioè un mondo in cui la composizione del capitale, diciamo il rapporto lavoro morto, lavoro vivo, cresce, e senza che lo sfruttamento del lavoro a un certo punto sia in grado di compensare l'espulsione di lavoro dalla produzione, l'espulsione potenziale di lavoro dalla produzione. Quindi una crisi da caduta del saggio del profitto classica. Quella crisi di fine 800 viene chiamata lunga depressione dagli storici, alcuni usavano anche il termine grande depressione per quella crisi di fine 800. Il capitalismo reagisce, e appunto il capitalismo che sta tra i Robert Barron e il finanzcapitalismo reagisce in quella fase costruendo il taylorismo e il fordismo, cioè con un'innovazione organizzativa e con un'innovazione tecnica che si integrano l'una con l'altra. Cioè il capitalismo reagisce aumentando il saggio di sfruttamento in maniera che questo sopravanzi l'effetto dell'aumento della composizione in valore. La controtendenza vince sulla tendenza, ma in questa situazione avviene quello che un po' aveva intuito la Luxemburg. La tendenza all'estrazione del plusvalore relativo fa cadere il salario relativo, determina alla fine una crisi da realizzazione che all'inizio parte come crisi da sproporzioni in alcuni grandi settori e poi si comunica all'economia nel suo complesso. Queste crisi non appaiono mai immediatamente come crisi reali, cominciano sempre come crisi finanziarie. E così è stato nel 1929. Insomma, io leggo la crisi del capitalismo di fine 800 come una crisi di profittabilità. Non c'era abbastanza plusvalore prodotto nell'economia capitalistica. La crisi degli anni 30 è una crisi di troppa profittabilità. Ci sono troppi profitti che non si riesce a realizzare. A quella crisi il capitalismo reagisce in parte con il New Deal, da un'altra parte con il nazismo. Sostanzialmente si esce dalla crisi soltanto con la seconda guerra mondiale e poi con il keynesismo, però il keynesismo realizzato ha i caratteri che si attendeva Kaleski, cioè è un'economia trainata dalla spesa militare negli Stati Uniti, che poi si porta dietro una spesa generica, e il capitalismo
alti profitti, alti investimenti, criticato da Ayman Minsky, come vi ho detto prima. Questo capitalismo, nella mia lettura, è il mondo in cui l'area dei lavoratori produttivi di plusvalore si riduce e cresce l'area dei lavoratori non produttivi di plusvalore. Perché è vero che lo Stato con la sua spesa realizza, però molta della produzione attivata dallo Stato non è produzione di valore di scambio e plusvalore, ma è produzione di valore d'uso. Questo capitalismo cresce velocemente e riesce a reggere il peso dell'area produttiva perché il saggio di plusvalore continua a crescere significativamente. Questo crea le condizioni della terza grande crisi del capitalismo. La terza grande crisi del capitalismo è nota come la crisi della stagflazione. Alcuni la attribuiscono all'aumento del prezzo del petrolio, 73-74, altri alla rottura di Bretton Woods. Altri anticipano gli effetti dell'esplosione della moneta legata alla guerra del Vietnam. Hanno tutti ragione, altri ancora l'attribuiscono alle lotte salariali nella distribuzione del reddito, anche questi hanno ragione. Io credo però che in questo insieme di fattori di crisi monetari legati al conflitto tra aree avanzate e produttori di materie prime, legato al conflitto tra capitalismi, inizia il conflitto tra Stati Uniti, Germania, Giappone, quindi il conflitto interimperialistico, le crisi legate al sistema monetario dei pagamenti e così via. Tutti questi fattori esistono, ma ne esiste uno centrale ancora più grave, che è non tanto la compressione dei profitti per il conflitto salariale, ma il fatto è che in quella forma di capitalismo i lavoratori sono in grado di contrastare la caduta del salario relativo o comunque l'aumento dello sfruttamento. Da questo punto di vista io pongo l'accento con una serie di studiosi sul periodo dal 1965 al 1975. Nel 65 negli Stati Uniti ci sono le prime lotte sulla produttività. In Europa il periodo che va dal 68 al 73 è quello cruciale, quindi per me la crisi degli anni 70 è di nuovo una crisi di profittabilità, ma non per l'aumento della composizione del valore, è una crisi di insufficiente profittabilità per un fattore sociale, le lotte nella produzione, insieme a tutto il resto, ma le lotte nella produzione hanno per me un fattore cruciale. Sono quelle lotte che pongono per la prima volta, io credo con tanta lucidità, la questione di che cosa, quanto e come si produce. Il capitalismo reagisce come vi ho raccontato prima, e come vi ho raccontato prima va su due gambe, una gamba marxiana e una gamba mischiana. La gamba marxiana è la frammentazione del mondo del lavoro, se volete. La gamba mischiana è il money manager, il capitalismo e tutto quello che viene insieme. Questo mondo è un mondo in grado di creare un capitalismo non asfittico, non stagnazionistico, ma dinamico, di crescita. Ma questa crescita, come le forme di capitalismo precedente, crea le proprie contraddizioni. Le proprie contraddizioni che portano a un certo punto al crollo negli anni 2000, in particolare dopo il 2007-2008. Questo crollo nasce direttamente nel mondo della finanza. Io non sono un fan di questa crisi reale, questa crisi finanziaria, ma è chiaro che in questo capitalismo l'integrazione della finanza con la produzione, con gli aspetti reali, era così elevata da far sì che il crollo della dimensione finanziaria si è portato dietro tutto l'intero castello. Questa non è una crisi da caduta del saggio del profitto classica, è una crisi da eccesso di profitti, ma non è affatto una crisi, come dicono alcuni, di mondo dei bassi salari e di sottoconsumo. In realtà, come sempre, la crisi del capitalismo nasce dalla fine di una certa forma di domanda autonoma. Negli anni 30 non bastava più l'investimento schumpeteriano, negli anni 70 va in crisi quel tipo di spesa pubblica, adesso va in crisi il modello trainato dal consumo indebitato che si portava dietro i neomercantilismi. Questo neoliberismo è morto
Dopodiché, come dice Colin Crouch, c'è la strana non morte del neoliberismo, perché l'uscita non è ancora compiuta, ma se c'è qualcuno che sta governando i processi, non sono, non siamo noi, non è la sinistra, ma non è neanche il mondo socialliberista, sono i neoliberisti che magari hanno fatto politiche non neoliberiste, ma non sono riusciti a far ripartire l'intero meccanismo. Telegraficamente sulle altre due questioni. È una crisi della teoria economica eterodossa? Sì. John Robinson parlava nel Novecento di due crisi della teoria economica. Una, quella degli anni 30, che era sul livello della produzione, su quanto si produce. Keynes dà una risposta, lei negli anni 72, in un articolo violentissimo contro i keynesiani, dice, caspita, hanno utilizzato questo suo messaggio per crearci il mondo del keynesismo militare, ed è colpa dei keynesiani, ma è anche in parte colpa di Keynes, che non aveva sottolineato il problema del che cosa si produce, diremmo noi. Questa è la prima crisi della teoria economica negli anni 20. La seconda crisi della teoria economica è esattamente la crisi in cui si pone la questione del che cosa, come e quanto produrre. La prima crisi è rappresentata da Keynes, la seconda crisi è rappresentata da Sraffa, che mette in contesta l'impianto neoclassico della teoria della distribuzione, è rappresentata dal ritorno in qualche modo delle tematiche marxiane, è rappresentata soprattutto dal riemergere di questi temi monetari o strutturali legati alla teoria del circuito monetario, Schumpeter e compagnia bella. Questa crisi è una crisi che, come ha detto Suisi, richiederebbe di riflettere più di quanto le teorie economiche abbiano fatto sul nesso finanza-produzione. Questo è il tema su cui ci deve essere un avanzamento sul terreno teorico, mentre sul terreno reale si tratta esattamente di procedere lungo la via della socializzazione dell'economia nel senso che ho detto prima. Suisi è un eretico del marxismo, come Suisi è un eretico del keynesismo. È molto interessante perché Suisi, meglio ancora di Mitski, comprese negli anni 70 che l'uscita dalla crisi, da quella crisi, negli 70 anni 80, si giocava sulla esplosione del debito privato, del debito delle famiglie e dei consumi. Può segnare una rinascita di Marx? Marx è morto nel 1883 e io non mi aspetto nessuna rinascita. Mi basterebbe che si comprendessero due cose. Marx non è un eterodosso come gli altri. Io quello che ho detto è che ci sono tante eterodossie, il punto forte della teoria del circuito monetario è esattamente di nascere critico all'interno delle eterodossie così come le nasciamo, come conosciamo. Io credo che si debba lavorare su una sintesi dei vari elementi che per me ha al centro il circuito Minsky e la teoria del valore marziana. Questo è quello che io proporrei. Credo che quello che ci si debba prefiggere oggi non è di rileggere Marx e trovare lì la soluzione, ma è, per così dire, di fare come Marx. Marx voleva fare una critica dell'economia politica. Significava due cose. Bisognava criticare la teoria economica e sociale esistente, la teoria anche borghese al suo massimo livello, per lui era Ricardo, e criticare attraverso quello, attraverso il confronto con la realtà e un rapporto con le lotte del suo tempo, criticare il capitalismo che aveva di fronte. Quando a Marx vanno a chiedere alla fine degli 70 dell'Ottocento, ma perché non pubblica il secondo libro del Capitale, lui dice non lo posso fare, c'è una grave crisi in Inghilterra, finché non finisce io non posso scrivere, perché ci sono modificazioni del sistema finanziario e del sistema reale di cui dovrò tenere conto. Noi non possiamo ritornare a Marx, punto e basta. Dobbiamo chiederci qual è l'economia politica di oggi e qual è il capitalismo di oggi. Io, tutti i miei limiti, cerco di essere fedele a quell'insegnamento metodologico. Allora, non si può essere critici dell'economia politica se non si tiene conto dell'economia politica innanzitutto del Novecento, che per me è Mixell, Schumpeter, Keynes e qualche altro autore.
E forse oggi dovremmo anche guardare ad altre correnti più vicino a noi. E io non intendo fare la critica del capitalismo del 1870, non voglio riproporre la caduta del saggio del profitto, una teoria del sottoconsumo che peraltro quasi non c'è mai. Credo che ci si debba proporre la critica del capitalismo che conosciamo, e il capitalismo che conosciamo, che ho conosciuto io, era il fordismo keynesismo, che francamente la mia generazione voleva seppellire, non risuscitare, e poi il capitalismo del neoliberismo. Io lo faccio con la prospettiva proprio di Suisi, quando lo prendono per stagnazionista e gli chiedono: ma lei pensa che ci sarà una stagnazione perenne? Lui dice: no, io penso che ci sia una tendenza alla stagnazione, ma che costantemente ci siano delle controtendenze alla stagnazione. E lui aveva paura delle controtendenze, perché per lui erano lo spreco, la spesa militare e così via. Se volete la mia opinione, io ho paura delle controtendenze, perché credo che noi possiamo avere qualche anno, magari uno o due decenni di stagnazione. Possono esserci cose molto brutte nel mezzo, perché il capitalismo non regge la stagnazione, piuttosto preferisce la guerra, ma poi potrebbe ripartire. E allora, se non riproponiamo in modo efficace una prospettiva di uscita dal capitalismo o di diverso capitalismo, e francamente è difficile, perché le teorie, le idee mancano e le forze sociali sono un attimo in difficoltà, è facile che si determini una uscita da destra, con più Stato, non con meno Stato, con più Stato, magari più spesa pubblica, ma di altra forma. Dopo il 2007 lo propose Martin Feldstein, consigliere di Reagan, e disse, gioco in termini marziani, abbiamo bisogno di più valori d'uso sociale. Certo che abbiamo da spendere disavanzo, più spesa militare, più spesa securitaria, e poi andare avanti. Nel mezzo tra la difficoltà sociale e questa realtà c'è la costruzione di un movimento che si sente anche come possibile classe dirigente, ma costruisce un'alternativa, come Gramsci, forse addirittura prima di lui Lenin, pensava fosse del fronte unico, unificando il mondo del lavoro ad altri soggetti sociali. Io credo che questa sia la prospettiva dell'arena in cui ci troviamo, e per quel che mi riguarda l'arena in cui ci troviamo è l'arena europea, dove c'è una integrazione transnazionale delle filiere di produzione, una integrazione transnazionale dei bilanci, in questa bilanci finanziari. In una condizione di questo genere io non credo che l'uscita dall'euro sia immediatamente una risposta. Credo che un progetto di unificazione europea dal lato del capitale si debba cominciare a ragionare con il linguaggio di una socialità diversa. D'altronde il movimento operaio è nato frammentato, cioè la classe operaia è nata frammentata, il mondo del lavoro è nato frammentato, si è riunificato superando condizioni di debolezza, precarietà, eccetera. Non è che il ritorno della precarietà e delle difficoltà di organizzazione significhi che dobbiamo smettere di provare a ricostruire ancora una volta un nuovo movimento del mondo del lavoro. Non si chiamerà più movimento operaio, ma è un movimento del lavoro che non si accetta.